Le armi da fuoco dominano da sempre il mercato dei videogiochi. FPS e TPS sono la loro principale dimora, ma vengono comunque inserite in un bel po' di generi, e ogni tanto ne spunta qualcuna davvero memorabile. Oggi elenchiamo quelle che, secondo noi, sono le 10 migliori, o per la loro potenza o per la loro assurdità. Ricordate, la classifica al solito non è numerata e può contare solo un'arma per serie. Puntare, mirare, fuoco! Blast Frequency Gun, ma noi la conosciamo come Big Fucking Gun e il motivo è presto detto. L'arma forse più famosa e nominata di Doom è un lanciarazzi al plasma che disintegra tutto quello che si trova su schermo. Poche sono le creature infernali in grado di sopravvivere alla sua devastante potenza e ancora ci viene la pelle d'oca a pensare alla prima volta che, ancora ragazzini, lo abbiamo usato negli angoscianti livelli del capolavoro di ID. Qualunque sia la sua incarnazione nella serie, resta semplicemente un'arma leggendaria che non poteva mancare in questa classifica. Un fucile antico, costosissimo e all'apparenza davvero poco utile, il Tenegashima nasconde in realtà un segreto. Ad ogni colpo ha la possibilità di creare un devastante tornado. Questo bel moschetto acquistabile da Drebin può creare un casino apocalittico nei normalmente silenziosi campi di battaglia di Metal Gear Solid 4, ed è abbastanza strambo da meritarsi il posto in lista. Per il giocatore medio di FPS c'è poca roba al mondo più soddisfacente di un bel headshot, accompagnato da sangue e membra sparse ovunque. Nell'era del Nintendo 64 questo piacere la gente lo stava ancora scoprendo, ma poi sono arrivati gli sviluppatori di Turok 2 e dopo il loro sparatutto un colpo in testa è diventato all'improvviso roba da bambini. Il merito? Tutto del Cerebral Bore. Un'arma in grado di sparare, una sonda a ricerca con trivella annessa che prende la mira, si attacca alla testa del nemico e trapana, finché non arriva al cervello e fa esplodere tutto in allegria. Violenza pura, poco altro da dire. Saints Row 4 è pieno zeppo di armi assurde e momenti fuori di testa, ma nulla vanta il carisma della Dubstep Gun, un cannone in grado di far ballare persone e oggetti al ritmo ipnotico di bassi che pompano fortissimo. Non sarà particolarmente dannosa, ma la sua incredibile capacità di far diventare qualunque sparatoria una sorta di numero musicale le garantisce il posto in classifica. Tuts, tuts. L'arma che ha introdotto nuovi e spettacolari modi di sfruttare la fisica nei videogiochi, la Gravity Gun, è tutt'oggi uno degli strumenti di morte più apprezzati nel mondo degli shooter. Questo simpatico cannone gravitazionale può usare qualunque cosa come un proiettile, e una volta potenziato, persino i soldati nemici non diventano altro che munizioni. A dir poco favolosa, è capace da sola di far brillare ancora di più uno degli sparatutto più apprezzati della storia. La serie Red Faction non ha avuto una bella fine, ma ci ha lasciato una cosa molto importante: Mr. Toots. Questo puccioso unicorno portatile elimina i nemici sparando laser arcobaleno direttamente dal. Sì, ok, non serve dire altro. Sarà senza senso, ma ammazzare i nemici a forza di arcobaleni rettali è a dir poco spassoso. Ah, Volition, non ti smentisci mai. Un'arma risalente prima della guerra che può lanciare mini testate atomiche. Già, mini testate atomiche. Si degenera in fretta e la sua precisione scarsina porta a utilizzarlo principalmente col VATS attivato, ma il Fatman è una delle armi più potenti mai viste in un videogame e se si trova l'Experimental MIRV, una sua variante ancora più potente, si ha letteralmente il dito di Dio a disposizione. Pare che questo simpatico cannone tornerà anche in Fallout 4, noi non vediamo l'ora di usarlo di nuovo. Per un gioco desideroso di modificare la tipica struttura dello spara in testa ai non morti proprio dei survival horror, serviva un'arma pensata per tagliare con precisione gli arti dei nemici. Il risultato? Il Plasma Cutter, uno strumento per minatori spaziali riadattato per sopravvivere ai terribili mostri con cui il povero Isaac ha a che fare durante le sue avventure. Preciso, con la possibilità di fare fuoco in verticale e in orizzontale e potenziabile in vari modi, il Plasma Cutter è indubbiamente meritevole di far parte della nostra classifica. Quello
Questa è stata difficile, se non altro perché tra gli shooter ci sono innumerevoli fucili a pompa eccezionali, e persino nell'arsenale degli Unreal vi sono armi altrettanto carismatiche. Non si può però non applaudire la versatilità del Flak Cannon, un poderoso fucile a pompa con proiettili rimbalzanti, dotato di uno sparo secondario esplosivo simile a quello di un mortaio. Sono pochissime le bocche da fuoco capaci di dare la stessa soddisfazione del Flak quando si ammazza un nemico, e per questo merita secondo noi il posto in classifica. Sì, ok, siamo banali, anche perché il Lancer viene piazzato nel 99% delle classifiche dedicate alle armi da fuoco. Ma come si fa a non voler bene a questa piccola meraviglia? È un'automatica con una motosega attaccata, capace di portare della sana devastazione sia dalla lunga che dalla corta distanza. Efficace in quasi ogni situazione, il Lancer è il simbolo della serie Gears of War, e una delle trovate più semplici ed efficaci della storia dei videogiochi. E bravo Cliffy B.